Eh sì, portiere super in quella circostanza e adesso continuano a cercare il gol. Vincere uno contro uno. Occhio al pallone filtrante. È un buon filtrante per Chiesa. 1-0, arriva il gol del vantaggio. Possiamo apprezzare meglio da questo replay la sua freddezza sotto porta. Non era un gol difficile, ma per farlo bisognava essere lì, al posto giusto. Tripletta per lui. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Berardi. Di Lorenzo. Domenico Berardi. Ecco il passaggio. Intercetta bene qui il pallone. Barella. È il pallone giusto per riaprire la sfida. E c'è il gol. Riducono lo svantaggio e si riportano in gara. Replay questo che ci permette di apprezzare meglio il gol. Bella la giocata all'indietro del compagno. Aveva diverse opzioni per battere la rete. Alla fine ha preferito colpire di potenza e ha battuto il portiere con una botta secca, imprendibile. Comincia la seconda frazione con gli azzurri che devono rimontare il gol di svantaggio. Prova ad affondare Federico Chiesa. Hanno il pallone che può valere la parità, attenzione! E c'è il gol del pari! Che carattere questa squadra! Ha preso palla, ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere al termine di una cavalcata inarrestabile. Che gol! Frattesi, bravo, evita che il pallone esca. Chiesa, altro tocco per Chiesa, palla per Berardi, può calciare in porta e c'è il gol, si porta avanti con una rimonta incredibile. Possiamo apprezzare meglio da questo replay la sua freddezza sotto porta. Non era un gol difficile, ma per farlo bisognava essere lì, al posto giusto. Palla verso il centro dell'area. Frattesi. Gran dribbling. Cerca il tocco sotto e c'è il gol, si porta a casa il pallone, tripletta per lui. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato il gol, l'ha poi messa alle spalle del portiere con un delizioso cucchiaio da pochi metri.